progetto su Blogosfere, come nasce e quando nasce Documè? Dunque, Documè è nata come idea nel 2002, alla fine del 2002 più o meno, non nella struttura che ha oggi, cioè non con tutte le definizioni progettuali che ha oggi, però semplicemente da una fantasia in quel periodo, cioè che era quella di avere la possibilità di vedere più facilmente il cinema documentario. Quindi parliamo di un periodo che è precedente alla vittoria di Michael Moore sia a Cannes che agli Oscar, e quindi in Italia ancora un momento in cui il documentario non aveva quella collocazione che ha oggi. Ancora oggi è molto, molto limitata la possibilità di vedere documentari in Italia, però diciamo che nel 2002 o prima era ancora peggio, no? Allora tutto nasce un po' dall'immaginare una possibilità in più di diffusione per il cinema documentario. Quindi il fatto di aver avuto la possibilità di vedere dei film qua e là, qualche festival oppure in televisione, perché allora c'era Teleplay su Sky che proiettava e produceva anche dei documentari. Però era comunque un'esperienza molto limitata, no? Per la gente. Allora, ecco, io ero venuto in contatto con alcuni di questi film e ero rimasto veramente colpito per la bellezza della modalità narrativa, che è proprio del documentario di creazione, no? E poi anche per i contenuti, perché erano soggetti molto, molto potenti, molto importanti dal punto di vista sociale, che però erano relegati in una dimensione molto, diremmo, di nicchia, ma nel senso che semplicemente non erano accessibili, no? Allora mi sono chiesto se era possibile fare qualche cosa, no? Un piccolo progetto che potesse contribuire, no? Anche in piccolo, comunque a rendere più accessibile il documentario da parte dei cittadini. Intanto bisognava verificare se questo tipo di desiderio, di passione era condivisibile con altri, cioè se veramente la gente era interessata al documentario oppure se era una cosa limitata un desiderio mio personale o delle persone che con me hanno iniziato questo percorso. Per cui la prima cosa che si è fatta è stata organizzare una rassegna estiva, questo nel luglio del 2003, e l'abbiamo realizzata sotto la tettoia dei contadini a Porta Palazzo, quindi nel mercato di Porta Palazzo, proprio perché le tematiche di cui poi possiamo anche parlare, dei documentari, si prestano a una diffusione a 360 gradi, non è un tipo di cinema che si rivolge a qualcuno in particolare, no? Quindi noi abbiamo iniziato questo percorso, l'associazione era stata costituita da pochissimo e abbiamo cercato di raccogliere quello che ci serviva per fare questa rassegna. Era una rassegna gratuita, ovviamente all'aperto, no? Un posto tra l'altro molto bello. E quindi ci siamo fatti prestare il videoproiettore, lo schermo, le sedie dal comune e abbiamo fatto un minimo di campagna stampa per quel poco che potevamo. E abbiamo trovato in giro per l'Italia e per l'Europa 18 documentari con i quali abbiamo fatto 9 serate, quindi 2 film a sera. Ed è stato molto bello, nel senso che è venuta moltissima gente, tipo intorno ai 200 persone a serata, e quindi questo ci ha dato modo di capire che appunto era qualcosa che poteva interessare. Finita questa esperienza, noi avevamo maturato due idee fondamentali. Una era quella che era molto oneroso il raccogliere i film per organizzare la rassegna, cioè era impegnativo contattare gli autori o i produttori di questi film e determinare un accordo per quella singola serata. E questa è una cosa che insomma ci siamo un po' fissati nel cervello, no? Perché poi ha determinato il futuro di Dume. E l'altro aspetto era quello che sarebbe stato opportuno realizzare un percorso stabile di proiezione di documentari, quindi non più solo la rassegna, ma spalmare nel tempo gli appuntamenti per far sì che ci fosse un luogo dove durante tutto il corso dell'anno
le persone potessero venire a vedere il documentario. Quindi nel nostro immaginario, nell'immaginario di quel momento lì, è stato: beh, troviamo un posto dove per tutto l'inverno si possa fare una proiezione settimanale dedicata al documentario. Questi erano i due punti forti.